ridurre in qualche modo lo spopolamento dei paesi o comunque la concentrazione di troppa gente in grandi metropoli, ecco. Credo che sia un problema culturale. Se non cominciamo a fare una narrazione diversa della nostra realtà, rischiamo appunto questi eccessi. Lo spopolamento è dovuto al fatto che le persone che vivono in un luogo non hanno la capacità di comprendere su che cosa possono puntare per costruire il proprio futuro e immaginano invece che concentrarsi in un unico luogo dove ci sono più opportunità, dove è più semplice forse per certi aspetti, ma è molto più difficile per altri, riuscire a avere un lavoro piuttosto che qualcos'altro del genere, un'attività professionale. C'è ancora questa convinzione che il lavoro non si crea ma si trova, e finché saremo convinti che il lavoro si trova perché qualcuno l'ha preparato prima di noi, non andremo da nessuna parte. Nel momento in cui invece capiamo che il lavoro è una creazione dell'uomo, nasce dalle sue passioni, nasce dalla sua capacità di guardarsi intorno, di riconoscere il valore che c'è, le risorse, metterle insieme, magari assieme a qualcun altro e non da soli, allora magicamente ci rendiamo conto che in realtà i luoghi dove viviamo hanno delle grandissime potenzialità che rimangono inespresse perché andiamo dietro queste false credenze per cui pensiamo che la grande metropoli, la grande città offra più opportunità dei piccoli contesti. L'idea di ideare questi raduni alle imprese eretiche nasce appunto dalla consapevolezza che sia necessario cominciare una narrazione diversa, che ci sia necessità di mostrare che esistono delle persone che si sono guardate dentro, hanno scoperto quali erano i loro talenti, poi si sono guardati intorno nel territorio dove vivevano, hanno scoperto quali erano le risorse che li circondavano, hanno messo insieme queste due cose e hanno creato un'attività. Che non è necessariamente economica, perché le imprese eretiche, per impresa io ho sempre inteso innanzitutto un'azione umana. Prima c'è l'uomo e poi c'è l'economia, semmai un agire umano che cambia il territorio in positivo. È un agire virtuoso che diventa esempio per gli altri, diventa modello da imitare, e quindi era giusto, poiché non sono sotto i riflettori, i media non li raccontano, vivono isolati in contesti anche magari difficilmente percorribili, era un'occasione per portarli sotto i riflettori, farli conoscerli e far sì che diventassero esempio per gli altri, per quelli che io ho definito i fuochi sottogenere e che ancora non hanno agito, mentre le fiamme che ardono sono quelli che già hanno creato delle attività, hanno dato un esempio, hanno dimostrato che le cose si possono fare. Facendo incontrare questi due soggetti, chi ha già agito e chi ancora non ha agito, scatta poi quel meccanismo di emulazione, perché l'essere umano funziona per imitazione spesso, oppure comunque di esempio per altri che possono un domani magari non fare la stessa cosa, ma comunque ispirarsi a quel comportamento, a quell'atteggiamento, a quella mentalità nuova che è determinante nel trasformare il territorio, nel portare il cambiamento. Una civiltà si estingue quando i suoi membri terminano di fare sacrifici e cominciano ad adagiarsi sugli allori, su quello che hanno prodotto, su quello che sono diventati, sulle ricchezze che hanno accumulato, sulle risorse, e poi non hanno più quella capacità invece di continuare a crederci, a scommetterci, a rimboccarsi le maniche per fare. Spesso succede questo. Ci si in qualche modo tra virgolette rammollisce, poi quando arriva diciamo l'imprevisto, arriva l'invasore, arriva il problema, non si sa più come affrontarlo perché si è persa la capacità di risolverlo, di riconoscerlo soprattutto spesso. Proprio l'incapacità di riconoscerlo anticipatamente il problema che poi costringe a in qualche modo averci a che fare, e a quel punto o sei in grado di affrontarlo oppure soccombi. È quasi sempre più passatempo dal momento in cui si è conquistato quel grado di benessere, più è difficile riuscire poi a reagire. Le società moderne sicuramente devono cominciare a imparare da chi li ha preceduti,
recuperare in qualche modo la storia, recuperare in qualche modo le tradizioni, non consentire che queste si perdano, perché sono una fonte indispensabile per una sorta di deposito di conoscenze che al momento opportuno potranno servire e essere utilizzate per risolvere i problemi.